A breve il comune di Civate acquisirà l'ex circolo Bella Vista. Cosa nascerà in questo polo? Innanzitutto acquisteremo questo stabile e il parcheggio collegato, per cui la destinazione che abbiamo in mente è quella che resta un po' nel solco della vocazione per cui lo stabile era nato, no? Per cui parliamo di servizi sociali, servizi alla persona, rivolti sia agli anziani che ai giovani. Stiamo pensando a dei progetti, l'assessore Tantardini sta pensando a dei progetti insieme anche a Girasole e alle varie cooperative per far sì che possiamo ridare vita a questo edificio. Di fianco abbiamo questo parcheggio, un parcheggio di circa 40 posti auto che al momento è chiuso, che era un parcheggio riservato ai soci del circolo. Noi lo renderemo un parcheggio pubblico e ritengo che sia uno spazio importante in una zona limitrofa, praticamente a margine proprio di un centro storico che ha sempre bisogno di spazi di parcheggio. Per cui penso che in conclusione sia un'operazione molto positiva per l'amministrazione, per il Comune di Civate, ma soprattutto un'operazione che potrà rendere bene alla comunità, tutta la comunità di Civate e non solo, anche alla comunità vicina, perché i progetti che abbiamo in mente li porteremo all'interno anche del Polo Lago e potranno esserci spazi a seconda dei servizi che verranno definiti anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Il Comune, tra l'altro, sta valutando in collaborazione con il Politecnico anche il recupero del circolo parrocchiale. Ci piacerebbe recuperarlo con un progetto futuro, magari condiviso insieme con la parrocchia a livello di promozione turistica, per cui potrebbe essere un ostello, ma anche di spazi per i giovani, spazi per il co-working, per esempio. Riteniamo che questo spazio, insieme all'ex casa di riposo Villa Sacro Cuore, su cui stiamo lavorando sempre col Politecnico e per un altro progetto più socio-assistenziale, siano due elementi fondamentali per far sì che il nostro centro storico possa in qualche modo rinascere. Un centro storico che soffre i problemi di tanti centri storici di paesi piccoli. In questo momento siamo in una fase di analisi, di progettualità e rispetto a quello che si potrà fare in futuro.